Certo. No, però diciamo, hai fatto una ricostruzione. Volevo farti una domanda con una risposta breve. Che indicatori voi avete per l'anno 21 di propensione reale delle aziende a fare assunzioni in crescita o in calo? Diciamo, in questo momento le aziende si stanno guardando intorno, c'è un effetto macroeconomico complessivo, le stime OCSE danno un PIL allo 0,9, un livello di debito pubblico che rimane al 130%, c'è un quadro normativo che è mutato recentemente e che quindi determina molte incertezze, il quadro normativo determinato dal cosiddetto decreto Quello sul lavoro dignità. a termine, per Si capirci. riduce i tempi, nei fatti, al di là del nome della legge e delle aspettative, riduce i tempi, diciamo, di permanenza delle persone in azienda. Questo determina, come dire, un clima di incertezza anche perché le norme non sono scritte benissimo. Noi diciamo sempre che le leggi non creano il lavoro ma possono distruggerlo. Questo livello di incertezza sta contribuendo insieme ad un quadro economico complessivo che, come dicevi tu correttamente, non appare particolarmente roseo a, come dire, determinare una grande prudenza sul piano delle assunzioni e anche degli investimenti. Questo è quello che registriamo noi. Bene, bene. Gianni Bocchieri, grazie di essere con noi per la tua disponibilità, intanto. Il tuo Grazie a te. osservatorio, che è quello della regione più importante, che poi secondo i dati Eccelsior conferma, diciamo così, il suo ruolo trainante, ed è una regione che nel panorama italiano ha investito tantissimo nel cercare di rimediare nel campo dei servizi e della formazione, in particolare una parte di questi problemi. In particolare segnalo, diciamo così, anche il cambiamento di approccio, cioè sulla quale la Regione Lombardia è stata all'avanguardia, cioè quella di premiare le imprese che aiutassero i giovani a inserirsi, a occuparli, i giovani e meno giovani, a inserirsi e occuparli in termini di qualità anche di percorsi professionali, di inserimento. Che valutazione tu dai sullo stato dell'arte, sui tuoi territori rispetto a questa tendenza generale? Siete più avanti, avete riscontri positivi, si può cambiare per capirsi o siamo ancora molto arretrati rispetto alle dinamiche che caratterizzano altri paesi? Beh, allora io condivido intanto l'analisi fatta da Di Maio, nel senso che il punto di partenza, come sempre, riguarda questo famoso mismatch formativo. Tradotto significa la scuola, la formazione non consente di acquisire quelle competenze che poi le imprese richiedono, perché poi alla fine Agostino ha la parlato di nostra. fallimento della formazione, professionale. Sì. Ma Una parola grande, grossa. beh, ma è una verità, è una verità. Ci arriviamo, nel senso che comunque il dato Excelsior, Natale, come tu ricorderai fin dai tempi in cui abbiamo lavorato su questa parte in altre posizioni un po' più romane, cioè, dicono sempre la stessa cosa da più di 10 anni, ma anche quasi 15, cioè nel senso che c'è un paradosso nel mercato del lavoro, le imprese cercano delle professionalità che mancano e dall'altra parte però c'è una disoccupazione giovanile altissima, una disoccupazione generale non molto al di sotto di quella europea. Quindi il punto di partenza, come sempre, è il gioco d'anticipo, cioè nel senso che bisogna partire dai percorsi di istruzione e formazione. Il fallimento della formazione professionale in particolare è un fallimento che, devo purtroppo dirlo, pur facendo parte della squadra in senso generale, ricade nel versante delle regioni, perché le regioni, con l'attribuzione in via esclusiva della competenza proprio sulla formazione professionale a partire dal 2001, non hanno esercitato questa prerogativa. Ci sono ancora regioni che non hanno una propria istruzione professionale, una istruzione e formazione professionale. Questo ha determinato anche un pasticcio a livello nazionale, perché
con la riforma Gelmini del 2010, proprio per il fatto che c'era da una parte la Lombardia che aveva fatto già tutte le sperimentazioni che erano consentite, dall'altra parte magari altre regioni come la Puglia, che invece la formazione professionale la facevano necessariamente dentro gli istituti statali, si è inventato un sistema di compensazione con una formazione professionale sussidiaria, complementare, che ha confuso l'offerta formativa per le famiglie e che a fronte dell'incertezza, come tutte le persone di buona volontà, si rifugiano in qualcosa che è più chiaro e più limpido, come può essere l'offerta liceale. Cioè la colpa del fallimento della formazione professionale e il successo della liceizzazione non è, come dire, a caso, nasce dal fatto che non c'è un'offerta formativa sull'istruzione e formazione professionale chiara per le famiglie. Devo dire che da questo punto di Cioè, vista, le così, famiglie sono ancora convinte che i licei abbiano un valore più alto è la degli serie A, istituti tecnici, questo esatto. sì. La Della serie A, serie A, ma un po', devo dire, ha contribuito un po' tutti a creare questa, perché in passato effettivamente era così, diciamo, che la classe dirigente si formava in buona parte, soprattutto quando assumeva il pubblico impiego, si formava nei percorsi lì. Però c'è un tema che vorrei riprendere con voi, che mi interessa molto di più, perché l'aspetto, diciamo così, delle altre qualifiche è abbastanza chiaro, è chiaro che c'è un problema di riallineamento dei percorsi, ma impressiona il dato del lavoro che a vario tipo è percepito come manuale, no? Lavoro che comunque può avere tante competenze, eccetera, eccetera, ma è percepito ancora come un lavoro rognoso, faticoso, che devi sporcare le mani, a volte devi fare i turni. Insomma, cioè, qui c'è un problema di fondo, cioè c'è una cattiva percezione del valore al lavoro manuale. Io ci sono passato, è stata la fonte della mia educazione, per capirsi. Ma poi c'è una percezione sbagliata, cioè non si capisce che anche il lavoro manuale oggi richiede formazione, competenze, uso tecnologie, sono mestieri diversi dal passato. Ma perché non si riesce ad incidere su questo, Agostino? Non vedi dei cambiamenti nella vostra attività rispetto a questo dato? Non siamo ancora, questi lavori devono fare gli immigrati. Non ci sono dei cambiamenti? Molto limitati, direi quasi marginali e non nella misura in cui, diciamo, occorrerebbe per una vera svolta. Qui c'è un tema di informazione e di divulgazione appunto delle informazioni stesse e culturale che dovrebbe investire le famiglie in primo luogo e poi i ragazzi. Quindi c'è un tema generale che si chiama orientamento, che nel nostro paese è ancora largamente sottovalutato. Ma devo dire che c'è anche una questione più complessiva, cioè le tematiche del lavoro, a mio modo di vedere, sono ancora largamente influenzate da visioni, diciamo, culturali, ideologiche, che impediscono di leggere nella loro realtà questi fenomeni. Qui abbiamo oggi la regione Lombardia che rappresenta la migliore pratica di politiche del lavoro e di politiche attive del lavoro nel nostro paese. Lo dicono i risultati, ci sono evidenze empiriche e si vede in quel modello, che è un modello anche trasparente, quali sono i soggetti che forniscono un contributo, quali sono le dinamiche che occorre accompagnare e quali sono invece le dinamiche che occorre contrastare. Se tutti gli operatori pubblici, privati, ma mi riferisco anche alle istituzioni, le regioni, lo Stato centrale, partissero da un'analisi del dato empirico, scevro da, come dire, pregiudizi di qualsiasi natura, probabilmente ci confronteremmo di più sul merito delle questioni, perché le soluzioni le conosciamo tutte, eh? Non stiamo, come dire, scoprendo cose particolarmente complesse, che talvolta abbiamo un velo davanti agli occhi, per cui abbiamo difficoltà ad accettare la realtà e quelli che sono gli strumenti necessari per incidere su di essa. Questa è la mia valutazione. Dovremmo forse fare un bagno di realismo e partire anche dalle pratiche migliori che abbiamo in questo paese, la regione Lombardia è sicuramente.